La giornata del trentennale che si è svolta qui a Cuneo in Piazza Galimberti è stato un momento anche per certi aspetti nostalgico, cioè nel senso che si sono ripercorsi i 30 anni di vita del sistema 118, sistema che è nato, diciamo, nel 1992 in Piemonte con la partenza della centrale operativa di Grugliasco, gestita da ANPAS, Croce Rossa e Soccorso Alpino. 118 è nato a livello nazionale il 27 marzo del 1992 e quindi è stato un momento bellissimo. Un momento bellissimo perché tutti gli enti, sia dell'emergenza sanitaria che delle forze dell'ordine, che gli enti del soccorso tecnico e tutte le associazioni di volontariato si sono unite alla popolazione per la celebrazione. E diciamo che la collaborazione con ANPAS è sempre stato un punto importante, in effetti, per poter realizzare tutto quello che è l'attività ordinaria e, come in questo caso, un momento di incontro straordinario. Il sistema 118 ha dimostrato una capacità di ottimizzare le risorse e di dare delle risposte davvero eccellenti ai bisogni di salute, soprattutto delle popolazioni, degli sinistrati, di quelli che avevano patologie tempo dipendenti, quindi interventi sempre in urgenza, ha dimostrato questa capacità e anche una capacità di rinnovamento nel tempo, di evoluzione. E faccio gli auguri per questo trentennale. Non è una conclusione, non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza su cui riflettere per dare ulteriori strumenti e ancora migliorare un servizio che già è un orgoglio per la sanità piemontese.